Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. In questo video vi faccio vedere come si truca un occhio incappucciato. Era una richiesta da parte vostra e devo dire che anch'io ero molto interessata perché anch'io un pochino ho degli occhi incappucciati. Sulla mia parte destra vi faccio vedere come non si dovrebbe truccarsi e sulla parte sinistra vi do una tecnica adatta. Adesso cominciamo subito. Buona visione! Prima di cominciare dobbiamo ovviamente capire cosa significa un occhio incappucciato. Una palpebra cadente si forma quando abbiamo la pelle sopra la nostra palpebra mobile in eccesso a causa di mancanza di elasticità e sporge sopra la nostra palpebra mobile. Questo ovviamente, questo effetto può essere meno o più evidente, può essere ereditaria, però potrebbe anche verificarsi con l'invecchiamento. Adesso cominciamo. Sulla destra vi mostro un trucco sconsigliabile per questi occhi incappucciati. Prima di cominciare uso un primer per creare la giusta base per gli ombretti. Qua uso la Primer Potion della Urban Decay. Lo sfumo con le dita. Poi uso una palette con i colori neutrali della marca Astra. Questa è la New Temptation Eye Palette. Nel trucco si deve sapere cosa fanno le tonalità chiare e scure nel viso. Allora, un colore chiaro ci aiuta di mettere qualcosa in evidenza, invece un colore scuro usiamo per fare un contouring, quindi di creare un'ombra, di creare nuove linee nel viso, però dobbiamo anche sapere che le tonalità scure rimpiccioliscono. E questo è un trucco che adesso andiamo ad usare e a sfruttare. Per prima applico un colore scuro su tutta la mia parte della palpebra mobile. Poi prendo un pennarello un po' più grande per ovviamente sfumare i bordi nella piega palpebrale. Dopodiché stendo un colore molto chiaro, che potrebbe avere anche un po' di shimmer dentro, per aprire un po' più l'occhio sotto l'arcata del sopracciglio. Poi uso un eyeliner sulla rime inferiore del mio occhio, vado proprio internamente e lo stendo. Volendo lo posso anche sfumare un po'. Poi uso anche un eyeliner per la rima superiore. A chi piace potrebbe anche crearsi un piccolo wing all'infuori. Vi consiglio, per avere i bordi un po' più lisci, un po' più naturali, vi consiglio sempre di sfumarlo anche un po'. E infine una mascara per le ciglia. Volendo fare altri danni ancora più grandi, mettendo anche la mascara sulle ciglia inferiore. Questo adesso evito perché già si vede che non va. Venite un po' più vicini. E voilà, come vedete il mio occhio sembra molto molto piccolo, molto compresso, la mia palpebra non è riconoscibile, non è definibile perché il mio occhio cadente, la mia palpebra cadente sporge sopra alla mia piega palpebrale, quindi è tutto molto molto compresso, è sconsigliabile. E adesso lo vediamo su questa parte come si dovrebbe fare. Adesso vediamo come migliorarlo. L'errore più grande che ho fatto sul lato destro è di usare un colore scuro sulla mia palpebra mobile. Già ho la pelle della mia palpebra cadente che sporge sopra la mia piega palpebrale, quindi non è più definibile, non si vede più. Quindi sulla parte sinistra dobbiamo usare adesso dei colori chiari. Possono essere opacizzati, però vi consiglio di usare dei colori luccicanti, dei colori brillantini, quindi che hanno un shimmer, perché così sembra il nostro occhio ancora più aperto. Quindi qua uso sempre questo che ho usato sul lato destro, sotto le sopracciglia, uso adesso per la mia palpebra mobile. Ovviamente è anche importante l'equipment, cosa uso per truccarmi, però questo magari farò un altro video dove vi spiego meglio quale pennarello usare per che cosa. Vi consiglio sempre di prendere comunque un pennarello piatto, che è un smatcher, per prendere bene il prodotto e trasportarlo
portarlo sulla nostra palpebra. Adesso cominciamo, prendiamo quello molto chiaro, luccicante, e lo stendo su tutta la mia palpebra mobile. Poi vi consiglio di mettere anche un inner corner highlight, quindi un highlight, un shimmer ancora più evidente magari di quello che avete messo sulla palpebra mobile, che potete usare il vostro highlighter che avete usato magari anche per mettere un highlight nel viso, di mettere quello nell'interno dell'occhio per far sembrare ancora di più aperto il vostro occhio, più sveglio, e soprattutto anche, come l'abbiamo fatto prima, sotto le sopracciglia. Ora viene la parte più importante. Ovviamente quando abbiamo un occhio incappucciato vuol dire che non si vede la nostra piega palpebrale e dobbiamo evocare una nuova. Per questo usiamo adesso un colore scuro che ci dà l'illusione di avere più profondità. Importante che si guarda dritto nello specchio, dritto, non sopra perché sennò si vede la nostra piega palpebrale, ma dritto. Guardando dritto nello specchio si vede dove comincia, dove sparisce o se non c'è proprio, si deve evocarne una dove la vogliamo e dove dovrebbe stare. Allora, qui ancora fuori, da me è visibile, quindi la coloro, la mia piega palpebrale. Poi sparisce e non si vede più perché è coperta dalla pelle che sboccia da sopra. Quindi me la disegno dove la voglio, sopra l'osso. Dove sarebbe la piega vera? Guardando dritto nello specchio abbiamo la sensazione che stiamo già pitturando il colore dentro le nostre sopracciglia, ma non è così, perché poi guardando normale vediamo che c'è comunque lo spazio e lo dobbiamo mantenere lo spazio. Quindi è importante di guardare sempre dritto nello specchio. Poi è anche importante di non tirare la nostra piega palpebrale che stiamo costruendo adesso fino in fondo, fino all'interno dell'occhio, ma solo fino alla metà, avendo un semicerchio. Poi posso prendere un blender brush, che sarebbe un pennarello un po' più grande, un po' più morbido, per sfumare i bordi. Importante qua di non sfumare i bordi, quindi la nostra piega che abbiamo creato adesso con un colore scuro nel colore chiaro sulla nostra palpebra mobile o sotto la sopracciglia, ma di rimanere veramente solo qua nella piega che abbiamo creato, perché le linee devono essere ben definite. Facendo questo lavoro però lo scuro lo posso tirare poco poco fuori all'esterno del mio occhio per creare ancora più profondità nell'occhio, ma rimanendo veramente solo all'esterno qua e non entrando troppo dentro, se no si impicciolisce il nostro occhio. Se avete l'occhio piccolo come il mio, vi consiglio anche di sfumare il colore verso in alto per avere un effetto lifting e non chiudendolo verso in basso, se no si chiude l'occhio anche ancora di più e sembra molto più piccolo. Quindi di avere un wing, tipo un cat eye, verso sopra, fuori e non sotto. Ovviamente posso usare anche il colore scuro che ho usato per creare la mia piega sotto nell'occhio inferiore, ma mi raccomando non nella rime, ma sotto della rime, quindi sotto dove ci stanno le sopracciglia, e anche solo nella parte esterna, poco poco, senza di rientrare proprio nel colore, ma di usare ancora il prodotto che è rimasto sul pennarello per creare una unità. Così sembra più uniforme. Ok, andiamo avanti. Cosa assolutamente non si può usare nella rime inferiore? Un cajal nero. Quindi qua possiamo o lasciarlo via o usare un cajal bianco per avere ancora più il nostro occhio aperto. Io adesso l'ho usato bianco, però ovviamente si può usare anche un colore tipo champagne, qualcosa più chiaro, qualcosa scintillante che apra ancora di più il nostro occhio.
Se hai una palpebra completamente cadente, non dovresti usare un eyeliner, perché alla fine si vede solo eyeliner scuro che fa sembrare l'occhio ancora più piccolo. Invece, se hai una mezza palpebra come me cadente, potresti usare un eyeliner, ma deve essere molto molto fine e sottile. Lo vado adesso a applicare. Ovviamente potete anche creare qua un wing, allora all'infuori, per avere un effetto lifting, che a me mi piace poco, ma ammetto pure che non sono brava a farlo. Però vi consiglio, se fate un wing, di farlo un po' più lungo per avere un effetto ancora più stirato. Come vedete, adesso ho un eyeliner molto molto sottile, veramente molto attaccato alle mie ciglia, giusto per avere uno sguardo un po' più definito, delle linee un po' più chiare, però non troppo, perché se no si rimpicciolisce il mio occhio. Alla fine una mascara, anche qua vi consiglio sempre di usare una mascara che allunga le ciglia, perché così avete sempre l'effetto più lifting, più allungato anche dell'occhio. La differenza tra tutti e due occhi direi che sono notevoli. Facciamo un piccolo riassunto. Se avete un occhio incappucciato, è importante di usare dei colori chiari, meglio brillanti, sulla palpebra mobile, sotto l'arca del sopracciglio e nell'interno dell'occhio. Non usare mai un caial nero o scuro nella rime dell'occhio inferiore, volendo uno bianco o di un colore chiaro, e soprattutto di crearsi con un colore scuro una piega palpebrale dove dovrebbe stare. Ragazzi, questo era il mio video, spero che ho potuto aiutarvi un po'. Se vi è piaciuto il video, sarei contento se mi lasciate un like, se abbonate a questo canale gratuitamente, e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!